Luiz Inácio Lula da Silva è stato rinviato a giudizio. L'ex presidente brasiliano accusato di corruzione e riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta denominata autolavaggio sui fondi neri Petrobras. Mercoledì scorso il pubblico ministero federale aveva presentato la denuncia contro l'ex capo dello Stato, denuncia che è stata accettata dal giudice Sergio Moro. Lula ha immediatamente reagito. Ho appena saputo che il giudice Sergio Moro ha accettato le accuse nei miei confronti, nonostante queste accuse siano una farsa, una grande bugia. Un enorme spettacolo pirotecnico per questo paese, ha detto. Voglio essere giudicato come qualunque altro cittadino brasiliano in base alla nostra Costituzione. Non voglio beneficiare di alcun privilegio. Quello che non voglio sono le bugie. Secondo l'accusa, Lula avrebbe intascato tangenti per un valore di $1 milione da due società di costruzioni che in cambio avrebbero ottenuto ingenti appalti governativi. Le due aziende avrebbero anche garantito la ristrutturazione di alcune proprietà sue e della sua famiglia. Per l'ex presidente potrebbero ora scattare le manette.